Ciao e bentornato. Ti capita mai di sentire da altri amici tiratori quale sia la punteria ottimale dell'attrezzo sportivo rispetto al punto di uscita del pettello alla disciplina della fossa olimpica? Guarda questo video perché ti parlo dell'aspetto tecnico legato al puntamento dell'attrezzo sportivo rispetto al testimone, il punto di uscita del pettello alla disciplina della fossa olimpica e qual è il puntamento ottimale. Qualcuno magari ti ha detto di mettere l'attrezzo sportivo appena sopra il testimone, il punto di uscita del pettello. Da altri tiratori invece hai sentito dire di dover effettuare il puntamento sul testimone, oppure puntare sul prato, sotto il testimone. L'ambiente, come noi lo percepiamo, è una nostra invenzione. Heinz von Forster. Prima di chiamare il pettello, durante la fase preparatoria del tiro, bisogna individuare la punteria, ovvero stabilire la posizione dell'attrezzo sportivo rispetto al punto di uscita del pettello alla disciplina della fossa olimpica. La posizione dell'attrezzo sportivo o fucile è soggettiva. In ogni tiratore, dopo aver maturato una certa esperienza, sceglie la posizione che gli è più congeniale. I tiratori di fossa olimpica in genere effettuano la punteria dell'attrezzo sportivo rispetto al punto di uscita del pettello in tre modi diversi. Il primo modo è la posizione di punteria alta rispetto al testimone. Questo tipo di punteria si effettua portando l'attrezzo sportivo più alto rispetto al testimone, quindi con la linea di mira puntata sul prato più avanti del punto di uscita del piattello. Con questo tipo di punteria il movimento da compiere per seguire il piattello si accorcia notevolmente, tanto da sembrare un tiro a fermo. Dato che il tiratore, trovandosi molto più alto rispetto al punto di uscita, seguirà il piattello in linea orizzontale e quindi ad incrociare il piattello. Personalmente ritengo questo tipo di puntamento poco performante dal punto di vista tecnico, dato che in linea generale il piattello va seguito in linea con la sua direzione iniziale. Il secondo modo è la posizione di punteria bassa rispetto al testimone. Questo tipo di punteria si effettua portando l'attrezzo sportivo più basso rispetto al testimone, quindi con la linea di mira puntata sul prato poco più al di sotto del testimone, il punto di uscita del piattello. Con questo tipo di punteria, il movimento che va a compiere il tiratore per seguire il piattello si allunga notevolmente, tanto da sembrare un tiro più fluido, dato che il tiratore, trovandosi molto più basso rispetto al punto di uscita, seguirà il piattello in linea diagonale, ma su un'altra linea, una linea diversa dalla linea di lancio del piattello. E quindi, nuovamente, il tiratore andrà a fare un tiro ad incrociare il piattello. Personalmente ritengo anche questo un tipo di puntamento poco performante dal punto di vista tecnico, dato che in linea generale il piattello va seguito in linea con la sua direzione iniziale. E adesso andiamo a vedere il terzo modo, la posizione di punteria sul testimone. Questo tipo di punteria si effettua portando l'attrezzo sportivo esattamente al testimone, quindi con la linea di mira puntata sul punto di uscita del piattello. Con questo tipo di punteria il movimento da compiere per seguire il piattello è dettato dall'angolazione del piattello e quindi molto più naturale, dato che il tiratore, trovandosi esattamente sul punto di uscita, seguirà il piattello in linea perfetta a quella del piattello. Questo tipo di punteria quindi determina uno spazio di movimento naturale durante l'azione di tiro ed il tiratore ha quindi la possibilità di aggiustare il tiro durante il secondo colpo. Personalmente ritengo la punteria sul testimone essere la punteria ottimale, in perfetta linea con la linea di lancio del piattello e quindi la punteria più precisa. La punteria dell'attrezzo sportivo rispetto al testimone, il punto di uscita del piattello, può determinare anche tre diverse percezioni visive all'uscita del piattello. La punteria più alta rispetto al testimone può generare una ridotta visione della direzione del piattello e quindi il tiratore rischia di strappare durante la fase iniziale dell'azione di tiro. La punteria più bassa rispetto al testimone può generare una riduzione del campo visivo del tiratore sul prato di fronte al punto di uscita dei piattelli e quindi il tiratore rischia di partire a scatti per una poco accurata visione della linea di lancio del piattello. La punteria sul testimone è la più ottimale dal punto di vista del campo visivo del tiratore e di percezione della linea di lancio del piattello durante la fase iniziale dell'azione di tiro.
Il tiratore che effettua la punteria sul testimone ha un campo visivo molto più ampio sul prato, davanti al punto di uscita del piattello, e quindi ha una più elevata percezione della linea di lancio della direzione del piattello. Spesso i tiratori di fossa olimpica si trovano a parlare dell'aspetto tecnico della punteria come se fosse la soluzione per colpire in modo sistematico il piattello, ma non è così. La punteria è un aspetto tecnico che aiuta il tiratore nella fase visiva di percezione del piattello e quindi è un aspetto tecnico legato ad un parametro visivo del tiravolo, ma che non ha nessuna rilevanza balistica per la rottura del piattello. Quindi, se per molto tempo ti sei focalizzato sulla punteria per generare la rottura di un piattello o migliorare i tuoi risultati, posso dirti con assoluta certezza scientifica e balistica che hai perso molto tempo. La rottura di un piattello è dettata da parametri balistici con cui ho ideato il primo metodo in Italia del tiro consapevole, che ho chiamato metodo Mattioni PFT, pressione, fotogramma, tempo di sparo. Gli elementi balistici che messi insieme in modo sinergico generano la rottura di un piattello, intesa come il piombo che uscendo dal fucile raggiunge il piattello generando la sua rottura. Sono stato contattato dall'importantissima rivista di settore Army Magazine con cui collaboro da molto tempo e che qualche mese fa ha pubblicato un nuovo articolo intitolato Il tiro consapevole, dedicato appunto al primo metodo scientifico in Italia specifico per il tiratore di fossa olimpica, che racchiude le leggi balistiche che generano la rottura di un piattello. Contattami e diventa un tiratore consapevole con il rivoluzionario metodo Mattioni PFT. Inizia il tuo percorso di consapevolezza per conoscere e mettere in pratica le dinamiche balistiche che generano la rottura di un piattello, le stesse dinamiche che i tiratori esperti mettono in atto in modo inconsapevole per fare prestazioni di alto livello. Contattami e condividi questo video con più persone che potrebbero trovarlo interessante. Sono certo che questo video ti abbia dato un contenuto utile. E se non vuoi perdere i prossimi video, metti mi piace alla pagina Facebook Fossa Olimpica Metodo Giulio Mattioni. Seguimi su Instagram e segui il mio canale YouTube e attiva le notifiche. E guarda nuovi video contenuti ogni giovedì alle 18:30. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!